Buongiorno a tutti, ben arrivati. Prima giornata del Salone della CSR, per cui siamo ottimisti che l'attenzione sia massima. Grazie di partecipare all'evento organizzato dal Global Compact delle Nazioni Unite e dal Network Italiano. Oggi presenteremo le linee guida per il codice di condotta a fornitori. Sappiamo che il tema della gestione sostenibile delle catene di fornitura è sempre più importante ed è un fattore critico di successo per le imprese nel loro percorso di sostenibilità. Il lavoro che viene presentato oggi nasce all'interno di un gruppo di lavoro che è stato fondato nel 2023 grazie a un'iniziativa anche di ascolto dei nostri stakeholder e delle nostre aziende. Nel 2024 da 37 aziende siamo arrivati a 54 aziende partecipanti al gruppo di lavoro che insieme condividono esperienze, sfide, nuovi approcci normativi. Sappiamo quanto le nuove direttive europee richiedano anche proprio un maggiore coinvolgimento e una maggiore responsabilità rispetto alle catene di fornitura. Quindi da questo gruppo di lavoro, che è uno spazio unico di confronto, nasce il documento che vi presentiamo oggi, percorso assolutamente apprezzato dai nostri aderenti e ci auguriamo anche da voi che ne sarete partecipi in questo lancio. In entrambi gli anni il tavolo di lavoro è stato ospitato da Edison, che è un'azienda aderente anche facente parte del nostro consiglio direttivo, quindi io ringrazio in particolar modo l'endorsement di Edison a questo lavoro e a molti altri. Abbiamo qua con noi Barbara Terenghi, che è Vice President of Sustainability di Edison, quindi sicuramente la funzione maggiormente preposta a parlare di tematiche di sostenibilità, alla quale lascio la parola per il suo saluto introduttivo. Grazie Daniela, anche per me è un grande piacere essere qui e essere qui proprio anche in due vesti, no? Innanzitutto come membro fondatore peraltro del Global Compact delle Nazioni Unite per la sezione italiana e anche consigliere, no? E questo mi fa molto piacere, ma anche come manager che sta come dire, molto lavorando proprio sui temi delle catene di fornitura sostenibili e quindi posso portare una diretta conoscenza di questo progetto ed esperienza di quanto è stato fatto e sia come azienda ma anche a livello di Global Compact e spendo una parola proprio sul ruolo del Global Compact che per come io vivo la realtà italiana trovo fondamentale perché è una realtà che riesce a portare i principi delle Nazioni Unite, i più alti, i più importanti, dall'ambiente ai diritti umani, ma coniugarli anche con la quotidianità dell'azienda. E questa è la parte più difficile. Oggi la quotidianità dell'azienda, come tu dicevi bene, passa anche attraverso, per esempio, l'applicazione di nuove direttive. E mi sembra che questo sia il luogo ideale in cui questa applicazione non è mera applicazione, come si dice sempre, compliance, ma va un pochettino oltre, no? E quindi spinge l'azienda a guardare tutto questo con un occhio che è un occhio di costruttività. Per quanto riguarda Edison, noi come dire, siamo un'azienda che opera nell'energia di grandi dimensioni, che ha quindi una nutrita schiera di fornitori, i nostri fornitori qualificati sono più di 3.000, pensate che l'acquistato annuo va intorno al miliardo di euro, quindi stiamo parlando di valori importanti tra investimenti e spese operative, spese correnti e una buona parte di questo, una larghissima parte, più del 90%, viene comunque acquistato in Italia. Quindi c'è anche una visione che l'azienda ha comunque di sostegno anche delle catene di fornitura, diciamo, più domestiche e legate anche alla piccola impresa, alla media e piccola impresa. E questo è un elemento importante. Diciamo che i nostri anni di esperienza ci hanno portato a perfezionare una serie di sistemi già anzitempo, i sistemi di gestione, le varie certificazioni ambientali e poi nei confronti dei fornitori noi abbiamo
Daniela, una vera e propria ossessione, che è quella per la sicurezza. Quindi, poiché noi siamo un'azienda che comunque realizza molti, molti impianti, molte infrastrutture, i cantieri sono grandi cantieri, nei momenti di punta possiamo avere anche migliaia di persone in cantiere, e per noi, che sia un collega o che sia un dipendente di un'azienda terza, non deve fare la minima differenza. E da qui l'importanza di una cosa basica che però io oggi ricordo, che è questa. Dopodiché è chiaro che negli ultimi anni abbiamo capito che il processo di qualifica, i processi di gestione dei fornitori, per quanto molto articolati, dovevano anche passare poi per degli aggiornamenti e anche per delle interazioni che vertessero di più su temi che stavano diventando importanti: il tema ambientale, il tema dei diritti umani lungo la catena di fornitura, che sono poi temi che spesso noi vediamo come molto lontani, ma in realtà sono molto vicini, no? Abbiamo anche tante evidenze di casi anche molto vicini, dove poi il tema del lavoro dignitoso, il tema del lavoro sicuro rimane un tema assolutamente visibile e gestibile se uno ha la volontà di farlo. Quindi questo è molto importante. Quindi abbiamo sviluppato una serie di progetti di ingaggio dei fornitori, abbiamo sviluppato una policy di sustainable procurement, e all'interno di questa policy abbiamo anche previsto che i nostri fornitori adottino un codice di condotta. E questo è più o meno avvenuto, diciamo, negli stessi momenti in cui abbiamo partecipato anche al gruppo di lavoro del Global Compact. Quindi questo codice di condotta, che poi nel lavoro del Global Compact si riassume in una serie di linee guida, noi l'abbiamo trovato innanzitutto uno stimolo a migliorare ancora di più il nostro. Quindi abbiamo già visto che ci sono delle cose che possiamo fare in più o meglio proprio in relazione a queste linee guida. E poi queste linee guida le abbiamo trovate molto, molto utili ed interessanti, perché innanzitutto sono un documento, diciamo, informativo ma anche ad alto valore educativo. Quindi per la catena di fornitura noi crediamo che questo sia molto importante e porta, diciamo, più anelli della filiera a adottare dei codici e quindi in qualche modo a creare una sorta di cascata positiva, un circolo sostanzialmente virtuoso. Poi c'è proprio questa lettura di oltre la compliance, che secondo me è una cosa molto bella, una cosa molto costruttiva che si vede molto bene. Si trattano anche dei temi emergenti, come per esempio il tema della biodiversità, il tema della risorsa acqua, quindi è piuttosto ampio, e questo è un altro elemento che ci piace molto. E quindi nel complesso è uno strumento che richiama esattamente quanto dicevo all'inizio, molto concreto, come sempre è nelle corde del Global Compact Italia, molto utilizzabile fin da subito, alla portata di tutti, grandi aziende ma anche realtà più piccole, che riesce a coniugare anche poi il livello dei principi, che è comunque un livello molto importante. Quindi se posso, è sicuramente, diciamo, da guardare con grande attenzione, da applicare il più possibile, perché questo è naturalmente il tema del futuro, no? L'azienda è sempre meno una monade, è sempre più la capofila di una serie di creazioni, di tasselli di creazione di valore e di resilienza che arrivano dalle sue catene a monte a valle, perché poi per le aziende commerciali c'è anche tutto il tema naturalmente della distribuzione, e questo fa veramente il valore del sistema. Quindi buon panel, perché credo sarà molto interessante. Grazie Barbara. Chiamerei sul palco adesso il nostro presidente, il professor Marco Frei. E grazie per aver sottolineato l'inclusività di questo codice adatto a piccole e medie imprese e a tutte le realtà. Prego Marco. Grazie. Questa me ne tolgo perché non devo sentirmi. Allora, sinteticamente una rappresentazione di come il documento è strutturato.
È già stato inquadrato il significato dell'adozione di un codice di condotta? Le più grandi imprese impegnate su questi temi negli ultimi anni li hanno sviluppate, quindi ciò che trovate è una sorta di sintesi anche abbastanza analitica dal punto di vista delle indicazioni operative di quelle che sono le molteplici esperienze che abbiamo avuto all'interno del gruppo di lavoro. Quindi, come è stato detto, è innanzitutto un documento molto pratico, quindi applicabile, che ha lo scopo di definire le regole del gioco tra impresa e propri fornitori. In questo senso la sfida continua, nel senso che le imprese sono chiamate nel campo della sostenibilità ad allargare progressivamente lo spettro, lo diceva Barbara, su tematiche che sono considerate più di frontiera, anche se effettivamente nel Global Compact il tema per esempio dei servizi ecosistemici e della biodiversità l'avevamo messo in un documento che ormai ha ben più di 10 anni, però effettivamente il tradurlo nei confronti dei propri fornitori è di più, perché c'è un problema di accompagnamento alla crescita culturale dei fornitori per raggiungere determinati tipi di risultati. E la prospettiva è quella che così l'impresa da un lato si attrezza a rispettare dei propri adempimenti, che come vedremo arrivano dall'esterno, anche a livello istituzionale, ma che sono il frutto di quella che è un atteggiamento strategico nei confronti della sostenibilità. Dall'altra parte, evidentemente, sono anche un modo per far sì che la cultura dell'ambiente, del rispetto dei diritti umani, penetri all'interno delle filiere, che è un po' la sfida anche di un paese come il nostro, caratterizzato da una presenza molto significativa di piccole e medie imprese. Lì vedete le motivazioni per farlo. Allora, le motivazioni, no, solo non sto a elencarle, è evidente che c'è un tema di chiarezza delle relazioni, in primis. Quindi, attraverso un codice di condotta io vado a definire con estrema precisione quello che poi finisce nei contratti e quindi esercita una pressione rilevante sui fornitori. Tutto ciò però ha il tema che dicevamo prima, cioè per fare sì che ci sia una migliore gestione del rischio all'interno della supply chain, che ci sia un aumento della brand reputation dell'impresa, per assicurare la compliance, per rafforzare poi i sistemi di reporting, la gestione dei KPIs allungati, la documentazione rispetto al cosiddetto aspetto della terza dimensione della decarbonizzazione, per esempio, che è lo scope 3, richiede lo sviluppo insieme di un percorso di sostenibilità. Cioè, quindi la grande impresa deve farsi responsabile dell'accompagnamento nei confronti dei fornitori. Quindi il codice è in primis il modo per dire: guardate, questo è ciò che noi dobbiamo raggiungere insieme. Poi bisogna accompagnarlo con tutta una serie di strumenti. Al proposito, questo in realtà serve anche per condividere la responsabilità della sfida con le istituzioni. La CSDDD, per esempio, scarica molto sulle imprese la responsabilità. La chiarezza nella definizione di quello che si vuole raggiungere può essere anche un modo per capire, per esempio attraverso percorsi di formazione alle piccole e medie imprese supportati da diverse tipologie di soggetti, quali sono i contenuti attesi per fare il sistema. I riferimenti normativi ovviamente sono quelli che partono dalle Nazioni Unite, quindi dalla prima documento di inquadramento di che cosa dovrebbe essere il mondo, anche il mondo del vino, ma il mondo in generale, ogni tanto ce lo dimentichiamo, che è la Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo. Poi vedete la parte ILO, che coinvolge tutta la questione fondamentale del lavoro, i 10 principi del Global Compact, il processo fatto con la Coraghi sui principi per il rapporto Business and Human Rights, l'Agenda 2030, e ovviamente abbiamo tutto il mondo che sta crescendo in misura estremamente significativa. Avete visto anche le recenti evoluzioni dal lato della responsabilità sociale col PAS relativamente alle certificazioni ISO. E poi siamo in Europa, il quadro delle direttive europee, e sappiamo la fortissima connessione che esiste tra CSRDD
sia SDDD, sia SRD, la regulation sulla deforestazione, questa forse meno nota a tutti, che però regola i rapporti in entrata e in uscita dei prodotti legati alla deforestazione, quindi a quella dimensione della biodiversità che dicevamo in precedenza, e la regolazione sul lavoro forzato. Gli elementi chiave qui li vedete incrociati con tre dimensioni, che poi sono anche le quattro aree dei principi del Global Compact, riconducibili agli SDGs, che sono ovviamente la dimensione sociale, molto significativa, ma altrettanto significativa, lo vedete anche solo in termini di correlazione con gli SDGs, è la dimensione ambientale, e poi c'è quella della governance e dell'integrità. Per molte aziende la gestione delle catene di fornitura è parte della governance. Questo tra l'altro dà l'idea dell'allargamento dello spettro di riferimento della responsabilità. La mia governance non è soltanto quella che pertiene ai confini stretti dell'azienda, ma si estende a quella che è la mia catena di fornitura. Non tutti l'hanno interpretata in questo modo, però effettivamente è un approccio interessante dal punto di vista delle logiche con cui io devo poi condurre il sistema di regole e di procedure interne, e da qui il codice di condotta. Sulla struttura del documento mi soffermo un pochino di più, ma molto sinteticamente, perché è troppo ricco per poterlo fare nei 5 minuti credo che mi rimangono. Vedete che lì si parte dal commitment del board. Quindi in primo luogo, come tutti i processi chiave, non è più di competenza di una sola funzione aziendale. Non è di competenza del procurement, è di competenza dell'azienda. E in questo senso il commitment del board e il fatto che al board siano riportate le dinamiche e i risultati del processo di engagement della catena di fornitura è un primo elemento essenziale. Secondo, il meccanismo di consultazione e di engagement dei diversi attori. Perché allargare la governance vuol dire portare i processi di interazione con gli stakeholder al livello di quella dimensione estesa che dicevamo precedentemente. Questo vuol dire anche nei processi di analisi della materialità, per esempio. Terzo, definire le aspettative in base al quadro internazionale, che tra l'altro è molto spinto. La CSDDD è la più impegnativa delle norme che riguardano le aziende che sia stata introdotta all'interno del Green Deal. Proprio perché le chiama in causa, lo dicevo prima, in maniera forse un po' spinta, in una sfida di sistema, in cui altri attori devono dare il loro contributo, in primis le istituzioni. Quarto, il coinvolgimento dei manager, proprio perché è un processo che riguarda in maniera pervasiva l'organizzazione, perché poi i rapporti con i fornitori non sono soltanto gestiti contrattualmente, sono componenti del sistema di sviluppo delle attività all'interno delle imprese, quindi i team che sviluppano nuovi prodotti, che lo fanno in co-makership, ovviamente sono parte di questo tipo di processo di coinvolgimento, solo per fare un esempio. A quel punto la parte contrattuale, quindi l'obbligo per i fornitori di adesione al codice, ma direi di più, lo si è visto anche con le esperienze delle aziende, devi poi far sì che i fornitori si sentano parte di questo tipo di processo e quindi avere occasioni in cui si discute di questo percorso di crescita culturale, si premiano i migliori o quelli che hanno fatto i passi migliori magari partendo da posizioni più di retroguardia rispetto alla piena consapevolezza su queste tematiche. E poi i fornitori sono parte di un sistema. Sapete, ci sono i fornitori di primo livello, quelli direttamente connessi, quelli di secondo livello, si può arrivare fino a un terzo livello che l'impresa non raggiungerà mai dal punto di vista della capacità di gestire un'influenza significativa. E quindi questo gioco a cascata, classico nella gestione dei processi di approvvigionamento, ma che a questo punto deve essere applicato anche rispetto alle problematiche
ambientali e sociali. Aspettative chiare, momenti informativi e formativi periodici, l'abbiamo già detto prima, quindi momenti proprio di costruzione step by step del percorso culturale. Pensare alle diverse lingue. Noi quando avevamo messo in pista l'iniziativa Tempi, tantissimi anni fa, che aveva proprio questo scopo, dare dei KPI, degli indicatori legati all'esplosione dei 10 principi del Global Compact all'interno della dinamica in cui venivano aiutati i fornitori nel loro percorso di crescita. Era nata proprio così, come un'azione collettiva. Noi all'epoca avevamo innanzitutto previsto la traduzione di questi questionari, perché poi finiscono con essere dei questionari, in diverse lingue per far sì che le imprese, seppur con matrice italiana o filiali significative di imprese italiane, potessero diffonderlo all'interno della propria rete internazionale. E poi gli aspetti inerenti anche tutto ciò che è grievance, gestione delle segnalazioni, ma perché i percorsi di crescita culturale sono necessariamente bidirezionali. E siccome un codice di condotta può essere interpretato, e non lo deve essere, come un meccanismo di obblighi, perché se è solo così, evidentemente crea irrigidimento e non crea quella flessibilità che è necessaria per la crescita culturale nel tempo, c'è bisogno di sentire, ascoltare i fornitori, che possono essere parte di un meccanismo di controllo sociale sull'applicazione del codice, ma dall'altra parte anche di questa logica di crescita insieme al proposito. Mi sembra che con questo, io sono stato anche con un minuto forse di risparmio nei tempi, e poi ci risentiamo alla fine perché tirerò le fila della discussione. Grazie. Grazie, grazie Marco, grazie al nostro presidente che con la consuetudinaria chiarezza, efficacia e precisione ha reso perfettamente il senso del documento al quale abbiamo lavorato. Quindi chiamerei adesso sul palco tre aziende che hanno partecipato al tavolo di lavoro assieme a noi, quindi Anna Campi, Head of Procurement di ERG, Barbara Casertelli, Positive Impact Leader Leroy Merlin Italia, Brico Center Italia, e Valeria Bullo, Director Sustainability Zobelia Holding. Benvenute, grazie di aver partecipato. Grazie. Colgo l'occasione anche per ringraziare il segretariato del Global Compact e quindi Laura Capolongo, che ha lavorato assieme alle aziende non solo sul codice ma nei 2 anni di Sustainable Procurement, e che quindi è virtualmente insieme a noi sul palco. Allora, dobbiamo essere sintetiche. Allora, vorrei iniziare con una domanda uguale per tutti, alla quale possiamo magari dare 4 minuti e poi un po' di più in quella specifica delle vostre aziende. Quindi vi chiederei di parlarci delle vostre catene di fornitura in generale e se vi sono delle categorie particolari di attenzione che all'interno dei vostri business, della vostra azienda, reputate più critiche o comunque più interessanti da monitorare. Inizierei con Anna Campi. Bene, ok, funziona. Grazie. Allora, dunque, un piacere essere qui a raccontare un po' del nostro percorso. Allora, 2 parole su ERG, che è una società che esiste da più di 85 anni. Per 70 siamo stati dei leader nella raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, e poi nel 2008 ERG ha deciso, anticipando un po' quelle che sarebbero state le tendenze mondiali, di convertire drasticamente il proprio modello di business alla produzione di energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili, quindi non facciamo più benzina da tempo. In 10 anni ERG ha dismesso circa 3 miliardi di asset oil and gas per investirne 4 nel rinnovabile, negli asset rinnovabili. E oggi siamo il primo produttore di energia eolica in Italia, tra i primi 10 in Europa, dove siamo presenti in 9 paesi. Dall'anno scorso siamo presenti anche negli States e abbiamo anche un buon posizionamento nel solare.
un piano di investimenti al 2026 di oltre 1 miliardo, quindi di crescita ancora nell'eolico e nel solare in Europa e negli States. E chi sono i nostri fornitori? Beh, sono fornitori dei main components, quindi le turbine, i pannelli solari, le sottostazioni, ma anche di tanti servizi. Noi facciamo manutenzione ai nostri impianti in Italia e in Francia, e quindi abbiamo fornitori di ricambi, abbiamo società a supporto delle manutenzioni, facciamo appalti di costruzione importanti, soprattutto ambito edile ed elettrico, e poi una serie di servizi dall'ingegneria all'informatica eccetera, quindi un panel di fornitori molto variegato. Non sono i 3.000 di Edison, ma sono circa 1.600-1.700 i nostri fornitori, metà in Italia, metà all'estero. Di questi però diciamo l'80% dei nostri volumi li fa un 160-170 fornitori, quindi quelli per noi strategici, che rappresentano una grossa parte del fatturato, sono su queste numeriche. Il tema qual è? Che di questi il 40% più o meno sono grandi gruppi, grandi aziende multinazionali, e il restante 60% è fatto da medie e piccole imprese. E dico questo perché ai fini della sostenibilità chiaramente anche il loro livello di maturità è ben diverso, e le società sono meno strutturate, hanno meno mezzi e richiedono sicuramente una diversa attenzione da parte nostra proprio sui temi della sostenibilità. Abbiamo poi qualche categoria particolare, come per esempio i pannelli solari, che sono tipicamente di un mercato cinese, e lì abbiamo delle tematiche legate soprattutto ai diritti umani, quindi su quelle categorie, non sono molte ma sono rilevanti, su quelle categorie ci sono clausole contrattuali particolari, ci impegniamo soprattutto sul tema della rendicontazione, della certificazione della provenienza dei materiali, quindi la materia prima, abbiamo sia delle garanzie di provenienza che la possibilità anche di fare degli audit, e lì si apre poi tutto il tema della CSDDD, perché indubbiamente è un tema rilevante, ma il mercato è quello, e quindi non è, sarà una cosa su cui continueremo a lavorare. Grazie, grazie Anna. Comunque 1.700 numero di tutto rispetto, fornitori da gestire. Barbara. Ecco, intanto grazie mille per l'invito. Io sono di Leroy Merlin Brico Center, quindi spero che conosciate i nostri negozi. Noi abbiamo in tutta Italia appunto un centinaio di negozi tra le due società. Noi siamo grande distribuzione non food, quindi non abbiamo in Italia come Leroy Merlin Brico Center una produzione, quindi noi di fatto abbiamo una catena di fornitura che è fatta fondamentalmente, a parte tutta la parte di servizi, però di fornitori di prodotti. Fornitori di prodotti che arrivano a essere fino a 2.000, nel senso che noi abbiamo nel negozio 28.000 tipologie di prodotti che si possono comprare subito, 40.000 ordinabili online, e se aggiungiamo anche il marketplace, quindi tipo Amazon per intenderci, arriviamo appunto fino a 2 milioni di prodotti disponibili. Quindi capite come per noi tutta questa parte a monte è fondamentale. È fondamentale perché prima si accennava anche tier 1, tier 2, ecco, questo vuol dire andare a lavorare sempre di più con i fornitori, perché non ci basta spesso lavorare col nostro fornitore diretto, ma c'è tutta una catena di forniture da dover ingaggiare. Che altri tipi di fornitori abbiamo? Come è fatta appunto la nostra catena del valore? Abbiamo chiaramente anche tutta una parte di artigiani, perché facendo servizi anche di posa andiamo spesso a casa del cliente, quindi questo vuol dire andare a ingaggiare tutta una serie di piccoli fornitori, perché gli artigiani appunto prima si parlava di piccole e medie imprese, ecco, e sono la nostra interfaccia tra l'altro, cioè quando ti viene a casa un artigiano voi non pensate che è un'altra impresa, dite ok, io ho ordinato il prodotto dalle Leroy Merlin. Quindi per noi tutto l'ingaggio appunto della catena di fornitura è fondamentale, però come si diceva anche i livelli di applicazione sono molto diversi, perché nel momento in cui si va a parlare con Bosch, Black & Decker, cioè capite che c'è un certo tipo anche di potenza alle spalle. Chiaramente quando si va col piccolo artigiano locale anche i mezzi e modi di andare a comunicare, di andarlo a ingaggiare sono molto molto diversi, e quindi questo poi regola anche un po' tutte le modalità di ingaggio che abbiamo. Grazie, grazie per questa introduzione. Passiamo quindi a Valeria Bullo di Zobele. Grazie, grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui.
Zobel è un'azienda business to business con headquarter a Trento, attiva da oltre 100 anni nel settore della detergenza e della cura della casa, e dal 2020 è parte del gruppo KDC One, un gruppo multinazionale con circa 13.000 dipendenti nel mondo e 28 siti produttivi. Quindi questo per darvi un'idea della dimensione, della complessità comunque della nostra catena di fornitura, che è una catena di fornitura assolutamente globale, quindi con sfide globali a vario livello. Quindi per quanto riguarda, diciamo, le nostre categorie merceologiche, specificatamente per l'home care, parliamo di circa 20 categorie con migliaia di referenze ciascuna. I nostri siti sono ad esempio in India, Bulgaria, Italia, Cina, Stati Uniti, Brasile, Messico, quindi nel mondo, e questo può essere letto con diverse prospettive, quindi ad esempio in funzione dei recenti sviluppi normativi, pensiamo ad esempio al CBAM in Europa piuttosto che al decreto sulla deforestazione, sicuramente ci sono alcune categorie merceologiche da attenzionare, viene in mente la plastica che utilizziamo nei nostri prodotti, ma ci sono anche altre tipologie di sfide che sono più trasversali, quindi il fatto di poter garantire una trasparenza e una tracciabilità a tutti i livelli, insomma, della catena del valore. Inoltre un altro tema è sicuramente il rischio geopolitico, pensando alle sfide che sono presenti a livello di differenti paesi nel mondo, quindi citava anche prima la collega le tematiche sociali della catena di fornitura e quindi attuare delle strategie per mitigare e prevenire i rischi. Inoltre il rischio climatico, ad esempio a titolo così di pure esempio, in questi giorni stavo confrontando i diversi risultati del World Resource Institute Aqueduct, guardando, diciamo, come stanno andando i diversi paesi rispetto al rischio scarsità d'acqua, e rispetto all'anno precedente abbiamo 3 paesi con rischio innalzato per quanto riguarda questa tematica. Quindi cosa significa questo? Sia per noi come siti, ma anche per tutta la catena di fornitura, attuare strategie di prevenzione, di resilienza, business continuity. Quindi questo per una prima panoramica. Grazie Valeria. Quindi presenza globale, sfide globali, direi. Esatto. Torniamo ad Anna e quindi ad ERG, che è impegnata nella gestione sostenibile dei propri fornitori, al punto che nel 2019 è stato lanciato un progetto di Sustainable Procurement. Come questa iniziativa si è evoluta nel tempo? Che cosa avete modificato e quali sono le ambizioni future? Sì, allora sul Sustainable Procurement mi trovo molto con lo speech di Marco Frey, perché abbiamo di fatto un po' seguito, no, il percorso non a caso che è stato descritto. Allora, noi siamo partiti nel 2019 guardandoci un po' internamente, quindi con un gruppo di lavoro molto trasversale, non solo di procurement ma anche all'esterno nei confronti dei peers, per capire quali erano le aree, diciamo, in ambito supply chain su cui lavorare sui temi ESG. E volevamo di contro fare anche un assessment, vedere come eravamo posizionati anche rispetto alle best practices, rispetto al mercato. E quindi siamo partiti proprio con l'elaborazione di un codice di condotta. È stato il primo passo che abbiamo fatto. E prima le chiamate regole del gioco, io le chiamo regole della casa, perché sono comunque, diciamo, i principi a cui noi ci ispiriamo e i comportamenti che noi vogliamo dalle nostre controparti, ed è un documento che chiunque entra in relazione con ERG sottoscrive prima di qualunque rapporto, e quindi lo legge, lo accetta e si impegna anche a divulgarlo e a farlo fare proprio dai propri subfornitori e subappaltatori. È un documento che è approvato dal CDA, è stato approvato dal CDA nel 2019, ed è stato la base proprio per elaborare un questionario sul quale abbiamo mappato le varie aree, quindi parliamo dell'attenzione alle comunità, la governance, l'ambiente, i diritti umani, eccetera, diciamo tutti i punti che per noi erano rilevanti e volevamo trasferire ai fornitori. Siamo partiti con questo assessment, quindi un questionario di 50 domande che dava origine a un punteggio che classificava i fornitori in 4 famiglie, no? I best practice, che tipicamente sono le aziende molto grandi, già strutturate, gli adeguati, quelli da migliorare e gli insufficienti. E la prima mappatura ci ha dato un punteggio
discreto, 49,7, quindi quasi adeguati. Ovviamente da lì siamo partiti per dire c'è da fare qualcosa a livello di ingaggio, di sensibilizzazione dei fornitori, e ci abbiamo creduto tanto che questo è diventato uno dei KPI del piano ISG di ERG. Noi ogni anno con il piano industriale presentiamo un piano ISG, e uno dei KPI che è a cascata su tutte le persone di ERG, a partire dall'amministratore delegato, era proprio far crescere di 2 punti all'anno questo punteggio, no, della nostra catena di fornitura. Quindi abbiamo lavorato un piano di miglioramento, di accompagnamento attraverso degli audit, che noi chiamiamo un po' impropriamente audit perché di fatto sono delle consulenze gratuite che vengono fornite ai fornitori sotto forma di audit desktop, quindi 4 ore da remoto o 2 giornate addirittura per gli insufficienti presso il fornitore, in cui veramente vengono accompagnate ad analizzare la loro performance, a vedere le aree di miglioramento, a vedere gli strumenti concreti che possono mettere in atto a partire da un codice di condotta, una politica sui rifiuti e così via. E quindi questo ci ha portato, sicuramente ne abbiamo fatti quasi 100 dal 2020 quando siamo partiti, e ci ha portato un grande miglioramento. Il punteggio è salito di oltre 15 punti in confronto ai 2 annuali che ci eravamo dati di target, e ci ha aiutato proprio a creare una relazione con i nostri fornitori di sensibilizzazione e di veramente coinvolgimento. Noi ogni 2 anni facciamo un award, è stato citato anche prima, in cui premiamo non solo i migliori ma chi ha migliorato di più il proprio punteggio. Questo coefficiente è anche un K di sostenibilità, quindi un bonus che diamo nelle gare e che può aiutarli a migliorare la loro offerta. Addirittura da quest'anno sarà anche una soglia per gare di una certa rilevanza, una soglia di accesso, quindi se non hai almeno un punteggio adeguato non puoi partecipare alle nostre gare. E nel tempo, proprio grazie a questo coinvolgimento, al fatto che loro ci hanno seguito, perché di fatto l'abbiamo fatto con i fornitori strategici che dicevo prima, ma l'adesione è sempre quasi vicina al 100%, quindi significa che ci seguono in questo percorso, abbiamo introdotto temi, dei focus aggiuntivi, come quello sulla D&I, che sinceramente ha dato dei risultati confortanti, perché un buon numero già è indirizzato, e la CO2, sulla quale invece dobbiamo assolutamente lavorare, dei 170 che dicevo, 26 sono quelli che misurano la CO2 e anche meno quelli che hanno degli obiettivi di riduzione, quindi ci siamo resi conto che su quello c'è tanto da lavorare, e adesso sui diritti umani faremo un ulteriore passaggio. Quindi ci serve anche come strumento di dialogo, di relazione col fornitore e ovviamente di accompagnamento alla crescita. Grazie Anna, molto interessante, un'azione collettiva, no? Molto inclusiva di tutti, anche questo percorso veramente notevole di miglioramento dei punteggi su tutte le aree. Barbara, allora prima dicevi che solo in negozio avete oltre 2000 referenze, quindi quanto sono importanti i fornitori di prodotti per una realtà come Leroy Merlin? Come li ingaggiate quindi di fatto rispetto al codice di condotta? Allora, per noi questo è qualcosa chiaramente di fondamentale, perché appunto, come dicevo, abbiamo più di 2000 fornitori, quindi, e tra l'altro proprio di prodotti, e per noi prodotti in termini proprio di emissioni anche di gas ad effetto serra sono qualcosa di fondamentale. Pensate che il 94% delle nostre emissioni di gas ad effetto serra arriva proprio dai prodotti, dal ciclo di vita del prodotto, quindi proprio come le materie prime, come è prodotto il prodotto, tutta la fase d'uso e poi come è smaltito. Quindi capite come per noi andare a lavorare appunto con loro è chiaramente fondamentale. Quindi come lo facciamo? Cosa numero uno, prima si parlava proprio di sensibilizzazione anche interna, quindi c'è un ingaggio molto forte da parte dell'azienda, noi andiamo a misurare un KPI proprio mensilmente di quanti fornitori hanno aderito al nostro codice per gli acquisti responsabili, che tendenzialmente appunto è contestuale alla firma proprio al contratto che facciamo. Abbiamo fatto un aggiornamento recentemente, quindi adesso stiamo respingendo la firma. E questa è una cosa molto interessante, è che noi abbiamo un azionariato aziendale, questo azionariato aziendale appunto, quindi per valutare il valore delle azioni, tra i vari criteri c'è anche la sostenibilità. Come sostenibilità abbiamo un cruscotto di indicatori, ecco, uno di questi indicatori è proprio quanti fornitori in percentuale hanno firmato il codice degli acquisti responsabili. Questo proprio per dire come è importante, quindi per il board, per noi, per tutte le persone, perché ogni persona di Leroy Merlin e Brico Center può diventare azionista. Quindi questo anche per aumentare l'ingaggio. Detto questo, però, come si diceva, i fornitori di prodotti sono fondamentali, quindi ok, l'ingaggio interno che chiaramente è la chiave anche per smuoverli, però come ingaggiamo i fornitori?
Allora, noi abbiamo fatto proprio un programma di assessment che stiamo cercando sempre di portare di più verso i fornitori, proprio per andare a cercare di migliorare la nostra offerta in termini di sostenibilità e diffondere quindi un po' in modo pratico quelli che sono i principi che sono dentro alla base del codice appunto di condotta e del codice degli acquisti responsabili che abbiamo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo chiesto ai fornitori di fare questo assessment, un assessment che è basato sia sul ciclo di vita del prodotto, quindi appunto quali materie prime utilizzi, quali sono le certificazioni che hai, per esempio FSC, PFSC, insomma tutti una serie di certificazioni, anche la ISO, insomma, andiamo proprio a mapparli, quindi dalla parte della, proprio col ciclo di vita, quindi dicevamo materie prime, come la produzione delle fabbriche certificate, come viene trasportato questo prodotto, che tipo di mezzi usi, usi il trasporto intermodale, da dove arrivi, perché chiaramente anche questo incide, e poi abbiamo tutta una parte di caratteristiche del prodotto. Quindi hai delle caratteristiche per dire che sono di efficientamento energetico, non sono i climatizzatori, quindi andiamo proprio a fare una mappatura e a dare anche al fornitore degli elementi per dire come ti puoi migliorare, come puoi migliorare la tua offerta. E infine poi c'è tutta la parte di salute e sicurezza e di etica ovviamente. Quindi questo assessment cosa ci permette di fare? Permette a noi chiaramente di iniziare un dialogo col fornitore, al fornitore di avere un'autovalutazione di dove può andare a migliorare e poi in generale proprio per finire andare anche noi, nel senso noi come raccontavo prima, noi siamo grandi distribuzione, quindi non la produciamo, però penso che sia veramente la nostra responsabilità, i nostri negozi arrivano tra le Leroy Merlin e Brico Center, passano, abbiamo 50 milioni di ingressi, quindi non sono 50 milioni di persone, però comunque, quindi capite per noi come è importante lavorare su questi aspetti, perché se andiamo a comunicare anche solo un'informazione di sostenibilità, a misurare un prodotto, capite la potenza che abbiamo di portarlo anche verso tutte le persone, così appunto anche a monte, la potenza di andare a lavorare tutti insieme, fare network è qualcosa di fondamentale. E quindi stiamo appunto, abbiamo reso disponibile questo self-assessment e poi stiamo iniziando un percorso proprio di sensibilizzazione, quindi dei workshop, dei webinar, proprio per raccontare nel dettaglio come anche i fornitori possono utilizzarlo. Ovviamente poi, come si parlava prima anche di aggiornamento e appunto di direttive europee, tutto questo si va a aggiornare ed è in linea con quelle che sono le nuove normative, quindi c'è un'evoluzione anche in tal senso. Grazie, sicuramente coinvolgimento interno, massimo commitment anche apicale, come diceva il Presidente, ma il coinvolgimento esterno è il fattore vincente ovviamente quando si parla di sostenibilità. Esatto. Valeria, allora voi avete una situazione un po' particolare perché siete B2B, quindi siete anche voi stessi fornitori di altre aziende, no? Quindi come vivete questo vostro ruolo e visto che siete così impegnati in sostenibilità, che tipo di valore portate alle altre imprese che sono invece catene di fornitura? Grazie Daniela. Sì, appunto il nostro ruolo è chiave perché siamo un anello intermedio all'interno della catena del valore e quindi abbiamo proprio come azienda business to business la missione proprio di far sì che i requirement di sostenibilità, ma in generale insomma di compliance, siano applicati a tutta la catena del valore. Quindi questo si traduce appunto in un nostro ruolo attivo sia con a monte che a valle. Parlo prima magari del nostro ruolo come fornitori, quindi come ci rapportiamo con i nostri clienti. Noi appunto collaboriamo molto strettamente con loro e contribuiamo attivamente a quelli che sono i loro programmi di sostenibilità. Faccio degli esempi concreti, ad esempio citava prima Barbara il tema dello scope 3 e quindi il fatto di comunque di conoscere la footprint dei prodotti. Ad esempio noi realizziamo studi di life cycle assessment e forniamo e discutiamo i risultati con i nostri clienti in modo tale da attuare delle strategie di miglioramento dell'impatto ambientale identificando le aree di priorità. Facciamo degli incontri quarterly con i nostri clienti in modo tale da aggiornarci reciprocamente sugli avanzamenti rispetto ai target che abbiamo condiviso in ambito di sostenibilità, portando i nostri risultati, le sfide, decidendo magari dei programmi congiunti. Questo è importante perché è molto arricchente per noi e reciproco, nascono sempre delle idee insomma, su come potenzialmente andare a migliorare.
su quello che facciamo. Inoltre crediamo molto sui nostri sistemi, sul fatto della necessità di essere un partner affidabile, e quindi ci affidiamo a dei sistemi di gestione, quindi implementiamo quelli che sono gli schemi di riferimento internazionali, le ISO, la 9001 per il sistema di gestione qualità, la ISO 14001 sull'ambiente, 45001 health and safety, l'anti-bribery, e cerchiamo di trasferire in questo modo di lavorare ovviamente anche ai nostri fornitori. Ci affidiamo a audit di terza parte per quanto riguarda gli aspetti sociali, e inoltre anche implementiamo delle piattaforme internazionali di assessment della sostenibilità, della performance, ad esempio l'Ecovadis, cito. In questo stesso modo sappiamo benissimo che questo, cioè il fatto di implementarlo all'interno dei nostri siti, non è sufficiente, perché dobbiamo assicurarci che anche tutta la nostra catena del valore sia allineata. Quindi cosa facciamo? Abbiamo un programma di responsible sourcing che prevede appunto la firma del codice etico come parte integrante del contratto di fornitura, e inoltre anche l'adesione a una responsible sourcing policy che prevede appunto tutta una serie di requirement di sostenibilità. Invitiamo i nostri fornitori a implementare anche loro piattaforme quali l'Ecovadis, e inoltre formiamo anche i nostri buyer e anche diciamo le nostre organizzazioni, in modo tale da abilitarli a essere in grado di portare avanti un dialogo costruttivo con la catena di fornitura, e quindi anche di seguirli in quelli che sono i loro piani di miglioramento, nella lettura appunto di quelle che possono essere le sfide, per un supporto, per un appunto lavorare obiettivi comuni. Per il futuro auspichiamo a una anche maggiore consolidamento, insomma, rispetto magari a implementare ad esempio la ISO sull'approvvigionamento sostenibile, per magari appunto andare a consolidare ulteriormente i nostri processi, e inoltre anche lavorare molto sul tema della qualità del dato, soprattutto guardando appunto a un'estensione dei requirement oltre il Tier 1, ma anche appunto a livelli successivi più di dettaglio, magari affidandoci anche alla tecnologia, appunto a piattaforme disponibili. Queste un po' le sfide in essere. Grazie, grazie. Vedo in comune abbiamo condivisioni, sharing di competenze, strumenti condivisi nuovamente e upgrade delle catene di fornitura. Io ringrazio le nostre relatrici, quindi Anna Campi, Barbara Caserterri, grazie, e Valeria Bullo. Richiamerei grazie il nostro presidente per le conclusioni. Allora, grazie davvero, nel senso che tanto un panel completamente femminile sui temi del procurement, veramente curioso, eh? Il mondo per fortuna cambia, e poi sono state tutte e tre molto brave. Allora, proverò a fare la sintesi in questa logica, il prima, il durante e il dopo, nel senso che il prima è il percorso che le imprese hanno fatto, che noi abbiamo fatto insieme alle imprese come network italiano, diciamo nell'arco dell'ultimo decennio. La questione del premio, in realtà, pur conoscendo molto bene la realtà di ERG e avendo fatto probabilmente indirettamente alcuni riferimenti, in realtà risale a una decina di anni fa, quando con la piattaforma Tempi, nella sperimentarla, noi siamo andati ad applicarla a un'azienda cartaria che, avendo usato la piattaforma sviluppata insieme, voleva a questo punto organizzare un evento, ed è stato un evento con tutti i suoi fornitori, in cui ci ha coinvolto nell'assegnazione del premio. Quindi per questo la citavo, perché l'avevo vissuta in prima persona. Devo dire che poi recentemente circostanze di questo genere si sono replicate, no? Però è un esempio del come anche all'interno della nostra attività come network si costruiscono pratiche insieme, e logiche di questo genere sono applicabili a tutti. Quindi, quando si diceva gli strumenti di cui avete parlato, fare sharing, perché questo poi aiuta concretamente i colleghi ad avere una cassetta degli attrezzi che si arricchisce continuamente. Il secondo passaggio è stato quello inerente al lavoro che come network abbiamo fatto più recentemente, diciamo il risultato che si era chiuso prima di questa fase del codice di condotta, che era un gioco su cui sul tema del procurement sostenibile
le imprese avevano partecipato in due, cioè il responsabile del procurement e il responsabile della sostenibilità, per una questione culturale che tra l'altro avevamo sperimentato anche lì forse quasi 10 anni fa in Edison, per l'azienda con un po' di procurement officer al contorno, per dire: ma siete consapevoli dal punto di vista delle operations di che cosa vuol dire cercare di applicare in maniera diffusa una serie di elementi di attenzione a partire dalla salute e sicurezza? E questa, diciamo, azione, sempre collettiva, son tipica del Global Compact, era stata molto interessante, chiusasi lo scorso anno. Infatti voi trovate i pezzi di questo percorso sulla sostenibilità delle catene di fornitura nell'arco di una parte importante della nostra vita come organizzazione. Ma perché? Perché è importantissimo il tema, come abbiamo detto oggi. E se questo è il quadro fino ad oggi, oggi siamo qui sui codici, no? Quindi è stato detto, il codice di condotta ce l'abbiamo, è uno strumento vitale che deve continuamente crescere insieme con gli attori di sistema, e quindi è molto bella leggerla come una cosa che stiamo facendo tutti insieme. Ma perché? 2000 siamo 600 oggi nel Global Compact, non sono tutte imprese che hanno questa capacità, diciamo 100 per 2000, quanto fa? Fa 200.000. mi ricordo che l'anno scorso li avevano contati ed erano una cifra di questo genere. Cosa vuol dire in un sistema come il nostro, con questa polverizzazione di realtà piccole e medie, raggiungere 150? Ci sarà un certo grado di sovrapposizione evidentemente, ma possiamo anche allargare lo spettro da 100 in là. Raggiungere 200.000 imprese. E con che cosa? Allora, il codice cos'è? È una questo documento ovviamente è una condivisione dei codici che sono stati fatti dalle diverse imprese. È un'identificazione di parametri chiave condivisi che possono essere utilizzati per tutti quei fornitori che magari sono sovrapposti nelle catene di fornitura. E perché serve? Primo motivo: serve alle imprese fornitrici, che ricevono questionari, le grandi imprese è da mo' che ne ricevono tanti, che ricevono questionari costantemente per rispondere alle richieste che gli vengono dai loro stakeholder, banche comprese. Avere un'omogeneità condivisa di riferimento è di una grandissima utilità. Tra l'altro, parlavamo di CSRD, CSDDD, eccetera, questo si connette anche al tema della rendicontazione. KPI condivisi, quei 60, 70, adesso persino il MEF, la Banca d'Italia stanno cercando di definirli in primis nel rapporto con le banche, per evitare questa ridondanza eccessiva di richieste. 2 minuti. What's next in 2 minuti? Allora, in parte l'avete detto voi, quello che state cercando di fare adesso. E cos'è? Diciamolo in una parola generale: tradurre il percorso fatto finora, di cui il codice di condotta è uno degli strumenti, ovviamente, in un processo di crescita culturale di sistema dentro le catene di fornitura. Questa è la sfida. Adesso dovremo capire come andiamo avanti noi come network. Invitiamo tutti i membri del network a Genova
alla fine di questo mese, perché di solito noi facciamo il processo di costruzione di quello che facciamo l'anno dopo. Negli ultimi anni sempre c'è stato il tema delle catene di fornitura, perché? Perché è importante. E quindi su questo andiamo a ragionare degli altri pezzi di ciò che è necessario. Un po' li avete detti, no? Attenzione, strategia di decarbonizzazione, Scope 3 è un problema. È qualcosa che richiede uno sforzo significativo. E il contesto esterno oggi non aiuta tantissimo in questa direzione, perché per qualcuno è scalato di priorità questo tipo di impegno. Altre cose importanti da fare? Human rights a tutto tondo. Quindi riuscire a far sì che la componente sociale delle catene di fornitura divenga estremamente significativa, non soltanto quando si opera in contesti internazionali, lì è più chiara, ma anche quando si deve far crescere, e la sfida nostra è questa, la cultura del nostro sistema paese. Grazie. Grazie Marco. Grazie di nuovo a tutti voi che avete partecipato. Trovate il paper nella versione integrale scaricabile dal nostro sito e tutte le informazioni sul Global Compact per chi ancora non ci conosce. Anche in inglese per chi volesse dilettarsi. Buona giornata.